Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Oggi un What I Eat in a Day. Come colazione ho deciso di mangiare uno yogurt, questo è quello della Müller 0%, quindi uno yogurt magro al gusto vaniglia. Io lo metto in una ciotolina più grande in maniera tale da avere lo spazio per metterci anche i cornflakes, sì, perché ho sempre bisogno di mangiare qualcosa di solido, diciamo, insieme allo yogurt. Quindi ecco che metto due belle manciate di cornflakes che corrispondono all'incirca a 30 grammi. Come bibita da bere ho scelto questa che ho appena scoperto al supermercato, è a base di aloe e in particolare questa è al gusto melograno, ma esiste in tantissimi altri gusti. Passiamo poi allo spuntino a metà mattina, una spremuta d'arancia, un buon caffè e tre biscotti. Allora, iniziamo subito con la spremuta d'arancia. Si trovano ancora al supermercato delle bellissime e buonissime arance, per cui approfitto ancora a fare scorta di vitamina C. Con due belle arance e questo spremi agrumi che devo dire mi ha salvato la vita, è eccezionale. L'ho pagato pochissimo perché l'ho preso all'Eurospin, era una promozione tipo che con 30 euro di spesa con un euro si aveva appunto questo spremi agrumi elettrico. Si chiama Don Miguel ed è veramente fantastico, in 2 minuti riuscite a fare una spremuta d'arancia senza provare per niente fatica a girare. E alla spremuta d'arancia ho aggiunto un buon caffè. Questo che vedete nel contenitore è il classico Lavazza, quello qualità rossa. E io lo faccio con la mia macchinetta del caffè, che è una semplice macchinetta De'Longhi, ma è fantastica perché fa un caffè con una schiumetta veramente veramente buona, e io il caffè lo prendo amaro ma ci aggiungo sempre un biscottino vicino, in questo caso 3 biscottini. Per pranzo ho deciso di mantenermi leggera, quindi ho tagliuzzato delle verdurine, prima degli asparagi, dei peperoni che avevo surgelato e quindi mi è bastato solamente scongelarli e metterli in padella, e ho pulito e tagliato a pezzettini piccoli una zucchina, sempre messa nella stessa padella, e ci ho aggiunto anche 2 carotine, quindi mi basta semplicemente tagliare tutta la verdura che ho a disposizione nel frigorifero e la butto giù in padella e la soffriggo con un po' di olio, di sale e magari qualche erbetta, quindi a volte aggiungo un po' di prezzemolo, a volte metto solo il sale e la faccio saltare semplicemente in padella. A parte ho aggiunto un pentolino con dell'acqua nel quale ho fatto cuocere anche un po' di riso, così ho fatto un piatto semi completo, quindi carboidrati e verdure. Avrei dovuto aggiungere anche una dose di proteine, ma andavo di fretta, dovevo andare in palestra e volevo mantenermi leggera, quindi ho semplicemente aggiunto, come vedete, dei pomodorini a crudo. E mischiato quindi con le verdurine saltate in padella e il riso. Semplice, veloce, sano e ottimo, veramente squisito. Ed eccoci arrivati alla cena. Per cena ho preso una grande melanzana, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a rotelle. Queste rotelle le ho prima un
po' scottate in padella, come state vedendo, e poi ho realizzato degli involtini. Quindi ho prima appunto ben pulito e tagliato a rotelle la melanzana. Man mano che si cucinava, si cuoceva sulla piastra, sul gas, ho preso una leccarda da forno, perché poi gli involtini li passo ulteriormente in forno, ho preso del formaggio a pasta filata, tipo in questo caso era il galbanino, l'ho tagliato a striscette in modo che andavano perfette all'interno dell'involtino, e ho preso del prosciutto cotto tagliato sempre a pezzetti, e quindi ho arrotolato un pezzo di formaggio all'interno il pezzo di formaggio dentro il prosciutto cotto, e poi ho creato, come vedete, gli involtini che tengo chiusi con uno stuzzicadenti e poi passati in forno. Invece sul gas ho preso due pentolini, in uno ci ho messo un filo d'olio e ho scaldato delle verdurine che avevo surgelate, di quelle appunto che comprate a cubotti surgelati. A parte invece ho cotto un hamburger. Questo è un hamburger di cavallo che ho trovato nel reparto macelleria del supermercato, ed è veramente fantastico, è buono, è saporito, non ha proprio quel forte sapore appunto della carne di cavallo, c'è un po' di formaggio dentro e lo trovo veramente ottimo, infatti molte volte è un salvacena. E quindi ho mangiato questo hamburger con le verdurine accanto e qualche involtino di melanzana. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti un pollice in su, iscriviti al mio canale per non perdere i prossimi video. Ciao!